cacio e pepe con tartar di gamberi rossi al profumo di cedro. Andiamo a vedere gli ingredienti che lo sapete già, sono pochi ma di grande qualità. Ovviamente oggi abbiamo, a parte il pecorino e il pepe, vedete che è ancora in grani che macinerò al momento, che non possono mancare, abbiamo i gamberi rossi in questo caso, con i quali faremo una stupenda tartare profumata. Oggi ho questo bel cedro al cedro, ma potete utilizzare il lime, il limone, tutti gli agrumi che vi piacciono e che ovviamente siano bio, perché dobbiamo utilizzare la scorza, mi raccomando. Oggi proprio facciamo una cosa proprio romana, tonnarello fresco, cacio e pepe, quindi che andiamo a mantecare, poi vi faccio vedere con un sistema molto particolare. Andiamo a grattugiare il nostro pecorino, vedete, deve essere questo qui, bello, morbido, la parte più sottile, e grattugiate leggero leggero, perché deve venire proprio a neve, più saranno sottili e più si scioglierà facilmente e non faremo grumi, a parte poi seguire le temperature. Mi chiedete sempre le grammature, si va un po' occhio, lo sapete, le migliori ricette sono quelle là un po' occhio, sapete perché? Perché occorrerà quello che piace a voi, la quantità che più vi piace. Se la volete più cremosa ne metterete di più, se la volete proprio leggermente diciamo avvolta nel pecorino ce n'andrà di meno, quindi le dosi lasciano un po' il tempo che trovano. Ognuno di noi cucina secondo i propri gusti e la propria pancia. Andiamo a vedere come pulire i gamberi, ma è semplicissimo, perché dobbiamo prenderci solo la polpa, quindi andiamo a rimuovere le testoline. Guardate qua che servizio, togliamo via pure già l'intestino e siamo a posto. Andiamo a rimuovere la corazza, comando, arrivate bene fino a sotto la coda, non lasciate niente, ed ecco qua il nostro gamberetto bello pulito. Ecco i nostri fantastici gamberi, un po' di sale Maldon, vedete, non tantissimo, un pizzichino di pepe, anche qui non esagerate perché i gamberi sono delicati e delicati devono rimanere. Poi ci andiamo a prendere la scorzettina, sempre dalla parte piccolina, del nostro cedro. Che profumo! Andiamo a fare soltanto dei incisioni, dei tagli, prima in un verso e poi li battiamo un po' nell'altro verso. Ecco qua, questa è la nostra bella tartare. Aggiungiamo un filino d'olio, voilà. Che profumo! La lasciate da parte perché questi adesso, diciamo tra virgolette, marineranno un po' e acquisiranno molto sapore. Ecco il nostro pepe, io utilizzo, come vedete, un pepe misto, tutte bacche miste, più aromatico, trovate delle note di tutti i pepi. Riscaldiamo la padella e andiamo a mettere il nostro pepe, che facciamo tostare leggermente. Mi raccomando, un'altra domanda che mi fate sempre molto spesso: ma il sale nell'acqua ci va quando utilizziamo quintali di pecorino? Ci va, ragazzi, ci va. La pasta va sempre salata, quindi non ne metteremo quando ne mettiamo di solito, ma circa un terzo, però la pasta non deve essere sciapa. Quindi abbiamo messo il sale, andiamo a calare i nostri fantastici tonnarelli, guardate che meraviglia, in maniera delicata. Andiamo a prendere un mestolo di acqua di cottura e andiamo a sfumare il pepe. Mettiamone anche un altro e voilà, ci siamo, la pasta è quasi al dente e ce ne andiamo direttamente in padella. In questo modo facciamo scaricare un po' dell'amido che è rimasto all'interno della pasta, inizierà a prendere già il sapore del pepe. Come avete visto, ho messo il pecorino grattugiato nella boule. Adesso mi vado a prendere una parte di pecorino, non tutta, e la vado a stemperare con l'acqua di cottura che contiene l'amido della pasta, in questo modo, voilà, e voilà, andiamo a creare la nostra cremina, eccola qua. A questo punto, visto che la pasta è pronta, guardate, già ha fatto la sua bella cremina, noi spegniamo il fuoco e la facciamo raffreddare, questo è il segreto, Sta tutta qua la cacio e pepe, sta tutta qua. Facciamo prendere aria in questo modo e la andiamo a mettere direttamente nella nostra boule. Adesso, proprio guardate, due movimenti molto semplici. Mezzo mestolino d'acqua di cottura, voilà, e andiamo a mantecare.
Guardate, se la vedete è ancora un pochino troppo liquida, perché secondo voi ho lasciato pecorino fuori? Perché adesso andiamo a modulare e la facciamo come ci piace. Più liquida, meno liquida, più pecorino, meno pecorino. Andiamo a impiattare questa meraviglia. Allora, ci facciamo un bel cannolo oggi? Ma sì, dai, così ci mettiamo la tartare sopra. Ma guardate che cremosità, ma la state guardando? Mettiamo il nostro bel cannolo, meraviglia. Andiamo a recuperare la nostra cremina. Andiamo a completare con un po' di pepe. Che dicevo, dove sta sto pepe nella cacio e pepe? Eccolo qua. La nostra tartare. Io farei proprio bella riga. Terminiamo con una bella grattugiata di scorza di cedro, però questa volta con la microplane. Perché? Perché vogliamo delle scorzette un po' più accentuate, un po' più grandi, quindi eccole qua. Perfetto. Ecco qua il nostro piatto finito, guardate che meraviglia, perché lo sapete, anche l'occhio vuole la sua parte. Prima di assaggiare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e di seguirmi anche sugli altri social. Io vado ad assaggiare questo fantastico primo perché non ce la faccio più, è un profumino davvero davvero invitante. Un pochino di gambero, cioè guardate, è uno spettacolo questo piatto. Ma il pesce sta bene con il pecorino, formaggio e pesce insieme. Provate questo piatto perché mi ringrazierete. Alla prossima, amici!